Ciao, benvenuti a tutti sul canale di Tax Planning Internazionale. Io sono Luca Tagliatella. Oggi parliamo di e-sports e e-game, tassazione del settore. Siamo qui con l'avvocato Alessandro Foti, che è un carissimo amico, oltre ad essere un esperto di diritto tributario e un amatore, un esperto di tutto quello che è digital, evidentemente sotto un profilo legale. Ciao Alessandro, grazie per... Ciao, grazie per l'invito. Se vuoi spendere due parole per provare a spiegare meglio di me di cosa ti occupi, sicuramente ci fa piacere. Sì, mi occupo di fiscalità internazionale, abbiamo frequentato un master insieme ormai tantissimi anni fa, siamo diventati vecchietti tutti e due. Lo studio dove lavoro, anche se qui parlerò a titolo personale, è una vocazione internazionale. Noi abbiamo un dipartimento fiscale che si occupa appunto di fiscalità internazionale, di grandi imprese, ma anche di persone fisiche con patrimoni importanti. Bene, voi siete su Milano, la sede principale è su Milano. Milano, ci sono anche degli uffici a Roma, a Bruxelles, a Mosca e da poco un ufficio di, chiamiamolo, di rappresentanza a Los Angeles. Bene, bene, molto molto bene, quindi il gruppo sta crescendo e anche le tematiche del diritto internazionale diventano sempre più esigenti, per cui è necessario riuscire, come dire, a servirle da diverse location. Chi ci segue lo sa, il tax planning internazionale si basa soprattutto su un network di professionisti internazionali che riescono a intervenire sulla singola giurisdizione per sviscerare una problematica che può essere veramente complessa e veramente senza confini. È esattamente il caso di oggi, dove si parla appunto di e-game e di e-sports. Partiamo chiaramente dalla situazione italiana, perché la nostra audience è principalmente italiana, però poi magari con calma cerchiamo di capire anche che cosa succede al di là del confine, visto che ce lo chiedono spesso. Ok, quindi partiamo subito. La prima domanda che ti faccio è: che cosa si intende per e-sport in Italia? Beh, sai, non c'è una definizione convenzionale di sports, principalmente perché non esiste una normativa, una regolamentazione concordata a livello internazionale e per lo più neanche all'interno di paesi, vuoi dell'Unione Europea, ma vuoi anche fuori dall'Unione Europea. Diciamo che generalmente con e-sports o electronic sports si intendono tutti i videogame che sono giocati singolarmente, individualmente o anche in team, online o offline, tramite ad esempio delle reti durante i tornei, e possono riguardare più svariate tipologie di gioco, come per esempio gli sparatutto in prima persona o il... Scusami? Sono i miei preferiti. Beh, quelli io sono tutti. Non partecipo a tornei, ma insomma, gioco. Esatto. O le battaglie multigiocatore, come più famosi sono Dota 2, da ultimo, e League of Legends. Tra gli sparatutto possiamo ricordare Counter-Strike, famosissimo. O le battaglie royali, come Fortnite, ma anche Call of Duty, insomma un elenco infinito fino ad arrivare agli sport tradizionali o classici o comunque che prendono lo spunto da questi, come il golf, il tennis, il calcio e tutti gli altri. Esattamente. Chiaramente sono tornei ovviamente digitali, cioè non c'è tendenzialmente limite alla nazionalità o la location dei partecipanti. No, è corretto, sono, in questo senso sono molto democratici i videogame, gli sports in generale giocati nei tornei. Sì, direi che la conclusione in realtà è che, fatta questa breve premessa, tutto ciò che non rientra in quelle tipologie di giochi sono i giochi di carte, ad esempio, no? Quindi i giochi che si giocano al casino tipicamente non rientrano nell'ambito degli sport,
alcuni li collocano all'interno della più ampia categoria degli e-game. Esatto. E proprio lì si vuole inquadrare. Ok, però diciamo che non ci addentriamo adesso sui giochi casino online e sul gaming online, ma rimaniamo invece sugli sport, che è un fenomeno appunto che sta esplodendo e che riguarda cioè, tantissimi in realtà minorenni, perché poi i ragazzi che giocano, che si dilettano, molti di loro non hanno ancora compiuto i 18 anni e qui cominciano i problemi. Quindi mi sembra di capire che l'e-sport non abbia una regolamentazione ancora legale in Italia, cosa da cui deriva probabilmente anche un problema di tassazione, cioè di inquadramento della fattispecie reddituale. Quindi la domanda che ti pongo è che chi sono gli gamer, ancora prima di parlare di tasse, quindi da dove guadagnano, e poi cerchiamo di capire appunto invece questi guadagni come sono visti dal fisco italiano. Beh, quello che dici è corretto. In realtà aggiungo, completo il tuo inquadramento dicendo che le associazioni, le società e le federazioni maggiormente rappresentative degli sport in Italia stanno dialogando con il CONI per cercare di in qualche modo ufficializzare, regolamentare e quindi rendere legale la esistenza degli sport e riconoscerli in definitiva in Italia. Detto questo, mi chiedevi quali sono le fonti di reddito, di guadagno degli gamers. Diciamo che appunto potremmo individuare due macro categorie, quella degli degli esports che prevedono un montepremi, quindi in quel caso lì la fonte di reddito in caso di vincita del montepremio o di una delle quote del montepremio in base alla categorizzazione nel ranking del torneo costituirebbe una fonte di reddito per gli gamer. Ma in realtà, a parte i tornei più famosi come quello di Dota 2 o di Counter-Strike o di altri che hanno montepremi veramente importanti fino a 30-35 milioni di dollari complessivi, poi suddivisi per i vari team che vi partecipano, diciamo che le principali fonti di reddito conseguono da attività di sponsorizzazione, di pubblicità, dai follower che seguono gli gamers più importanti nei loro canali YouTube, per esempio, e quindi a questi sono collegate poi le sponsorizzazioni, i contratti di pubblicità che gli gamer fanno. E per ricollegarmi anche al discorso che avevi accennato sulla l'età media degli gamers, ti posso dire che è vero quello che dici, quindi tendenzialmente l'età media è molto bassa, è un'età giovanile, inferiore nel caso dell'Italia 18 anni e quindi alla maggiore età, ma in realtà il vero interesse che si sta osservando adesso è quello che sempre più spesso vengono coinvolti dei personaggi facenti parte le discipline tradizionali, gli sport tradizionali, quindi mi riferisco in particolare, anzi ad esempio, ai piloti di Formula 1, ai corridori, ai ciclisti, piuttosto che... Scusa? Quindi sportivi professionisti. Sportivi professionisti nel senso classico del termine, perlomeno quello classico in Italia. E queste sono, in sintesi, in estrema sintesi, le fonti di reddito che possono percepire gli gamer. Ok, e quindi in Italia la tendenza qual è? Di assimilare anche gli gamer, per quanto giovanissimi, adesso magari lo tocchiamo, agli sportivi professionisti e tassarli di conseguenza? O che cosa succede? Ecco, magari forse una domanda. Questa è un'osservazione molto giusta, perché in assenza di una disciplina, di una regolamentazione, quindi di leggi che riconoscono gli sport come uno sport ufficiale in Italia, non possono applicarsi agli gamers professionisti le norme specificamente previste per gli sportivi professionisti. E quindi cosa si può fare? Si può ricorrere ai principi di carattere generale previsti dall'ordinamento tributario e quindi andare a collocare il reddito
in base alle caratteristiche dell'attività che di volto in volto di gamer andrà a svolgere nell'ambito delle classiche, tipiche categorie di redditi di lavoro autonomo, a questi assimilato oppure redditi diversi. Chiaro, quindi ci troviamo comunque di fronte a un'imposizione evidentemente importante, perché su quelle cifre, se cadiamo nell'autonomo, nei redditi diversi, comunque andiamo ad applicare le aliquote progressive IRPEF con un'imposizione media che tendenzialmente sarà tra il 35 e il 40%, se consideriamo evidentemente importi sopra i 100-150 mila euro, eccetera, eccetera. Per piccole cifre ancora ce la caviamo. Poi c'è comunque da collegare anche tutto il discorso previdenziale, che evidentemente ha anche le sue lacune e i suoi buchi in questo momento, perché non è così scontato come di iscriversi a un albergione. Cioè, in Italia è tutto gestione separata, è tutto gestione artigiani e commercianti, diciamo in automatico, però anche lì ci sarebbe qualche piccola smarcare prima di andare a pagare i contributi all'INPS. Ma comunque, diciamo che questo non è argomento sulla nostra scrivania, perlomeno in questo momento. Ok, quindi diciamo ci troviamo in un vuoto, in un consueto vuoto legislativo, lasciami dire, in cui sicuramente quello che possiamo dire ai nostri ascoltatori è che quel reddito verrà tassato anche in maniera piuttosto importante. Ma questo forse è banale. Sarebbe bene che lo fosse se ricorrono tutti i requisiti, quindi il reddito minimo, le soglie all'interno delle soglie minime previste per la tassazione, ricordiamo 7-8 mila euro, e se esiste solo quel tipo di reddito, senza altre fonti di reddito in Italia, teoricamente potrebbe non essere neanche soggetto a tassazione né a obblighi dichiarativi, solo in linea teorica questo. Ma gli scenari che si aprono, come dicevi tu, sono veramente tanti, e anche le criticità, perché in un momento di incertezza normativa, se da un lato, come è successo per le criptovalute che tu conosci molto bene, c'è un proliferare a dismisura nei vari paesi, d'altro canto si creano dei possibili punti di riflessione, delle criticità per quanto riguarda il comparto fiscale. Sì, comunque ci sono anche un bel po' di criticità legali, ne parlavamo prima, il fatto che molti gamer siano minori e quindi poi diventa difficile anche poter dichiarare una somma a titolo personale, e quindi c'è bisogno dell'intervento di un tutore legale, di un genitore. Insomma, sono diverse le tematiche sull'argomento. Noi tendenzialmente, ma e lo chiudiamo qui perché siamo andati abbastanza lunghi, diciamo, in questo primo intervento interessantissimo di cui ti ringrazio. Io il consiglio che do chiaramente è sempre quello di affidarsi alla teoria dei cluster, cioè a seconda della tipologia di business che vogliamo svolgere, se non siamo vincolati a rimanere in Italia, andiamo a cercare quei paesi che già trattano, che magari hanno già regolamentato quella problematica, al di là, diciamo, del problema di una minore o maggiore tassazione, più che altro per una semplicità di esecuzione dell'attività, del business, perché troverò come dire, risolti problemi che qui si pongono per la prima volta. Altrove magari sono già stati posti e sono già stati risolti, quindi si riesce a lavorare con un po' più di serenità. Due parole giusto per chiederti: secondo te, al di là dell'Italia, oggi quali sono i paesi più preparati a trattare con queste discipline, con l'e-sport, al di là Quindi appunto del più che confine? al di là, al di fuori dell'Italia o all'infuori dell'Italia che non è preparato. Esattamente. Ma guarda, la patria convenzionalmente riconosciuta come patria degli e-sports è la Corea, perché tutto pare sia nato lì, almeno è riconducibile comunque alla Corea, però per evidenti ragioni linguistiche, di usi e costumi, tenderei a sconsigliare, come dire, una collocazione di un business vocato agli sports in quello stato, in quel paese specifico. Mentre segnali molto incoraggianti si hanno con l'America, che ha riconosciuto sia gli gamers sia gli sports in generale come istituti, e sono per questo stati disciplinati alla stregua di sport e sportivi, quindi di gamers tradizionali.
l'America quindi potrebbe essere, gli Stati Uniti d'America potrebbero essere un buon punto, un buon paese, anche per via del linguistici e per gli scambi, per la facilità degli scambi internazionali. Un altro paese che si è, europeo questa volta, che si è da poco, da qualche anno, affacciato alla disciplina degli sports, tutelandoli e nell'ordinamento e quindi riconoscendone anche la esistenza giuridica, è la Germania. Questo potrebbe essere, anche un paese, sebbene con tutti i sei, ma del caso, perché come sai benissimo, una disciplina che nasce in un determinato momento storico va interpretata e può prestarsi anche ha delle criticità applicative. Certo, la Germania però devo dire è molto interessante anche sotto il profilo cripto, diciamo che vanno a una velocità diversa rispetto al resto dell'Unione Europea, questo sotto tutti i punti di vista, anche legislativo. Quindi la Germania, per chi non volesse lasciare l'Unione Europea, è da prendere in considerazione per molti punti di vista. Va bene, Alessandro, io ti ringrazio infinitamente della disponibilità e dei chiarimenti, spero che la nostra audience sia piaciuto il video. Se è così, cliccate like e iscrivetevi al canale di Tax Planning. Noi ci rivediamo con l'avvocato Alessandro, possibilmente in discoteca a Milano, se questo mondo ce lo consente, no? Giusto per ripartire da dove avevamo incominciato un po' di anni fa. E ci rivediamo nella prossima puntata. Grazie ancora, Alessandro. Grazie a voi. E abbraccio.